Lumen requirunt lumine. Questa suggestiva espressione di un inno liturgico dell'Epifania si riferisce all'esperienza dei magi. Seguendo una luce, essi ricercano la luce. La stella apparsa in cielo accende nella loro mente e nel loro cuore una luce che li muove alla ricerca della grande luce di Cristo. I magi seguono fedelmente quella luce che li pervade interiormente e incontrano il Signore. In questo percorso dei magi d'Oriente è simboleggiato il destino di ogni uomo. La nostra vita è un camminare, illuminati dalle luci che rischiaranno la strada per trovare la pienezza della verità e dell'amore che noi cristiani riconosciamo in Gesù, luce del mondo. E ogni uomo, come i magi, ha a disposizione due grandi libri da cui trarre i segni per orientarsi nel pellegrinaggio: il libro della creazione e il libro delle Sacre Scritture. L'importante è essere attenti, vigilare, ascoltare Dio che ci parla, sempre ci parla. Come dice il Salmo, riferendosi alla legge del Signore, lampada è per me i passi la tua parola, luce sul mio cammino. Specialmente ascoltare il Vangelo, leggerlo, meditarlo e farlo nostro nutrimento spirituale ci consente di incontrare Gesù vivo, di fare esperienza di Lui e del suo amore. La prima lettura fa risuonare per bocca del profeta Isaia l'appello di Dio a Gerusalemme: alzati, rivestiti di luce. Gerusalemme è chiamata ad essere la città della luce, che riflette sul mondo la luce di Dio e aiuta gli uomini a camminare nelle sue vie. Questa è la vocazione e la missione del popolo di Dio nel mondo. Ma Gerusalemme può venire meno a questa chiamata del Signore. Ci dice il Vangelo che i magi, quando giunsero a Gerusalemme, persero per un po' la vista della stella. Non la vedevano più. In particolare, la sua luce è assente nel palazzo del re Erode. Quella dimora è tenebrosa. Vi regnano il buio, la diffidenza, la paura, l'invidia. Erode, infatti, si mostra sospettoso e preoccupato per la nascita di un fragile bambino che egli sente come un rivale. In realtà, Gesù non è venuto a battere lui, misero fantoccio, ma il principe di questo mondo. Tuttavia, il re e i suoi consiglieri sentono scricchiolare le impalcature del loro potere. Temono che vengano capovolte le regole del gioco, smascherate le apparenze. Tutto un mondo edificato sul dominio, sul successo, sull'avere, sulla corruzione, è messo in crisi da un bambino. Ed Erode arriva fino a uccidere i bambini. Un padre della Chiesa diceva: tu uccidi i bambini nella carne,
perché la paura ti uccide nel cuore. E così aveva paura, e questa paura è impazzito. I magi seppero superare quel pericoloso momento di oscurità presso Erode, perché credettero alle scritture, alla parola dei profeti, che indicava in Betlemme il luogo della nascita del Messia. Così sfuggirono al torpore della notte e del mondo, ripresero la strada verso Betlemme e là videro nuovamente la stella. Il Vangelo disse, provando una gioia grandissima, quella stella che non si vedeva nel buio della mondanità di quel palazzo. Un aspetto della luce che ci guida nel cammino della fede è anche la santa furbizia, ma anche una virtù questa, la santa furbizia. Si tratta di quella scaltrezza spirituale che ci consente di riconoscere i pericoli ed evitarli. I magi seppero usare questa luce di furbizia quando, sulla via del ritorno, decisero di non passare dal palazzo tenebroso di Erode, ma di percorrere un'altra strada. Questi saggi venuti da Oriente ci insegnano come non cadere nelle insidie delle tenebre e come difenderci dall'oscurità che cerca di avvolgere la nostra vita. Loro, con questa santa furbizia, hanno custodito la fede. E anche noi dobbiamo custodire la fede. Custodirla di quel buio. Ma anche tante volte un buio travestito di luce, perché il demonio, dice San Paolo, si veste di angelo di luce alcune volte. E qui è necessaria la santa furbizia per custodire la fede, custodirla dai canti delle sirene che ti dicono, ma guardi, oggi dobbiamo fare questo, quello. Ma la fede è una grazia, è un dono. A noi tocca custodirla con questa santa furbizia, con la preghiera, con l'amore, con la carità. Occorre accogliere nel nostro cuore la luce di Dio e nello stesso tempo coltivare quella furbizia spirituale che sa coniugare semplicità e astuzia, come chiede Gesù ai discepoli. Siate prudenti come i serpenti, è semplice come le colombe. Nella festa dell'Epifania, in cui ricordiamo la manifestazione di Gesù all'umanità nel volto di un bambino, sentiamo accanto a noi i magi come saggi compagni di strada. Il loro esempio ci aiuta ad alzare lo sguardo verso la stella e a seguire i grandi desideri del nostro cuore. Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre, del piccolo cabotaggio, ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello, da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande. E ci insegnano a non lasciarci ingannare dalle apparenze, da ciò che per il mondo è grande, sapiente, potente. Non bisogna fermarsi lì. È necessario custodire la fede. Ma in questo tempo è tanto importante questo. Custodire la fede. Bisogna andare oltre. Oltre il buio,
oltre il fascino delle sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità che oggi ci sono, andare verso Betlemme, là dove nella semplicità di una casa di periferia, tra una mamma e un papà pieni di amore e di fede, risplende il sole sorto dall'alto, il re dell'universo. Sull'esempio dei magi, con le nostre piccole luci, cerchiamo la luce e custodiamo la fede. Così sia.